Professore Bertinotti, intanto benvenuto a Pistoia. Saluti a tutti voi. Ecco, leggere la città a Pistoia, però qui in realtà noi siamo a Teatro Bolognini. Esatto, peraltro un bellissimo teatro che rappresenta comunque un posto molto importante in qualsiasi città. Non dimentichiamo che bisogna saper leggere, ma bisogna anche saper raccontare quello che abbiamo letto o comunque declamare con una certa voce di forza quello che si legge. E dove si fanno queste cose? Si fanno nei teatri. Il teatro è l'ante litteram della televisione, è il luogo dove ci si raccontava e si rappresentava. E non dimentichiamo che secondo una grande antropologa che si chiama Sheila Benabib, la cultura è un modo di raccontarsi, di condividere le cose e anche di negoziare i propri desideri con gli altri. Senta, siamo in un periodo di comunicazione ma anche di arte visiva diversa, il cinema in 3D, il web, ecco, ma c'è ancora spazio invece per le piccole creazioni, la piccola poesia, i piccoli teatri, le piccole dimostrazioni, quindi mettersi in gioco? Sicuramente sì, c'è spazio anche se apparentemente sembra che questo non ci sia. In realtà pensiamo al fatto che un grattacielo che raggiunge tantissimi metri di altezza è fatto da piccoli mattoni. Questi mattoni, una volta che il grattacielo è fatto, io non li vedo più, ma senza questi piccoli mattoni, che sono le piccole poesie, la vita quotidiana di ognuno di noi, i desideri che riusciamo a realizzare perché riusciamo a prendere un autobus, a leggere bene un cartello, a ritrovarci in una piazza e poter parlare con il nostro vicino dei problemi del tempo, dei problemi della nostra educazione nei confronti dei figli e viceversa. Sono questi i piccoli mattoni che possono essere rappresentati in teatro, come avverrà in questa rappresentazione Poveri si diventa, che è fatto da piccoli mattoni, perché ci sono video, c'è prosa, poesia, c'è un'intervista, sono interviste con degli esperti, c'è della musica con un coro che eseguirà musica a cappella, c'è questo insieme di mattoni di cui abbiamo appena parlato. Ecco, ma Poveri si diventa è un messaggio di speranza, possiamo avere una speranza per sopravvivere o sì, dobbiamo non sapere che aspettarci dal futuro? No, assolutamente, io credo che l'essere umano, essendo io un antropologo della mente, credo nella forza della biologia, nella forza della vita e della natura, che è molto più fantasiosa della nostra umana fantasia. Poveri si diventa perché? Perché quando noi nasciamo siamo ricchissimi di tutto ciò di cui abbiamo bisogno, di relazione, d'amore, di desideri, di speranze, di aspettative. Vediamo tutte le cose come se fossero per noi meravigliose. Man mano che cresciamo ci svuotiamo. È come se acquistando più materiale dall'esterno, più oggetti di consumo, più in realtà noi ci impoverissimo sempre di più. Ecco perché la performance racconta come durante la vita diventiamo più poveri e come alla fine di questa consapevolezza l'unico modo è sapere che la nostra povertà è il lusso della nostra essenza, perché noi essenzialmente, senza avere nulla, siamo tutto, perché abbiamo l'amore verso il mondo e l'amore verso gli altri. Ecco, ma c'è una ricetta per sopravvivere a questo impoverimento? Sicuramente. Innanzitutto rincorrere e sapere che le cose essenziali sono le invisibili, come diceva Saint-Exupéry nel Piccolo Principe. Ricordarci che l'affetto è la dimensione più importante nei momenti di crisi, la solidarietà, stare insieme agli altri, sapere che non funziona più il detto mors tua, vita mea. Oggi mors mea, mors tua. Oggi o moriamo tutti o viviamo tutti. Dobbiamo imparare a scegliere di stare insieme con maggiore consapevolezza, credendo di essere molto meno originali di quello che pretendiamo. Ecco, mi ha colpito molto la parola solidarietà. Secondo me nell'epoca dei social, il principale social è proprio la solidarietà. Ottimo, tanto è vero che questa esigenza, che non è realizzata in Facebook avendo 6.000 amici o in Twitter, è il fatto che in Facebook il stare in contatto con una persona venga definito avere un amico, significa rivalutare il famoso detto popolare, non dimentichiamo che i detti popolari sono di una grandissima saggezza, che il quale dice chi trova un amico trova un tesoro. L'amico è colui che sostiene.
e sostiene anche con durezza che è solitario, che è anche in lontananza osserva ed è pronto a intervenire di fronte a un affetto che deve migliorare. Perfetto, io la ringrazio, mi auguro che vorrà condividere anche nel futuro qualche altra riflessione con i nostri lettori. Assolutamente sì, è a disposizione, molto volentieri, sono affezionato a Pistoia per tanti motivi. Benissimo, noi l'aspettiamo. Grazie professore, a grazie presto. Grazie a voi, a presto.